Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi un video di pesca sperimentale. Mi trovo nella mia Batcaverna, dove ci sono tutte le attrezzature da pesca, e la battuta di pesca la farò soltanto con esche Decathlon. Mi sono recato di recente al Decathlon qui vicino in provincia di Napoli e mi sono lasciato affascinare soprattutto dai colori, ecco, di queste bellissime esche che vi mostro adesso. Ecco, volevo prenderne solo una, però i colori e le forme differenti mi hanno tratto in tentazione. Inoltre porterò anche delle altre esche in gomma che già avevo e che, ecco, mi completeranno un po' il parco esche di questa battuta di pesca spinning in mare. Sigla e partiamo, dai! Allora, partiamo con la presentazione del parco esche che mi accompagnerà nella battuta di oggi. Partiamo dal Saxton 110F. Vi faccio vedere giusto adesso qualche modello, poi vi scrivo nel dettaglio tutte le specifiche tecniche delle esche che vi presento. Saxton 110 Floating e Saxton 110 Suspending. Questo è il Suspending. Ok. Inoltre ho comprato anche Lancio LM95US, anche questa un'altra bellissima esca. E poi ho le tre colorazioni del Saxton 75 Sinking. Queste colorazioni, ecco, sono quelle lì che mi hanno fatto innamorare, se così si può dire, di queste esche artificiali. E ecco che oggi proveremo in questa battuta di pesca esche che non ho mai provato fino adesso. Che dire, andiamo sullo spot, speriamo di divertirci e di fare anche qualche bella cattura. Andiamo! Thank you.
Allora ragazzi, mi trovo in pesca, le condizioni sono un po' al limite, ma comunque sono quelle ottimali per la ricerca della spigola. Vi faccio vedere un po' lo spot. Ecco, questa è tutta una piana, un basso fondo, una secca che si crea proprio avanti a questo spot dove sto lanciando le esche artificiali. Quindi il nostro scopo è proprio questo, di arrivare a lanciare leggermente dopo dove si crea, ecco, questo giro di onda, questa risacca, questa schiumata, perché lì magari che la spigola tende per tendere i suoi acquati. Quindi se non abbiamo un artificiale che riesce a lanciare questi 25-30 metri, diventa molto difficile essere efficaci in pesca. Quindi facciamo un giro di artificiali per capire quello che in queste condizioni meteo marine riesce ad essere più efficace possibile. Finalmente è arrivata anche la spigoletta. Cerco di fare ancora qualche lancio qui in questo spot, sperando in qualche altra cattura. Ho avuto qualche altra tocca, però per sfortuna non sono riuscito a concludere la cattura. Nonostante sia uscito un bel sole, ma purtroppo le condizioni marine sono volte verso il peggioramento. Si è alzato un forte vento molto teso, che impediva a un certo punto di
lanciare, ecco, riuscire a lanciare con efficacia le esche artificiali. Per cui adesso provo a spostarmi in un altro spot, cerco di andare verso la bocca di un porto, di un porticciolo qui vicino, e cerco, ecco, di fare ancora qualche lancio con le esche artificiali. Vediamo di riuscire a testarle per bene queste esche, anche se tutto sommato fino adesso non ci possiamo lamentare. Dai ragazzi! Allora, siamo giunti sul nuovo spot. L'obiettivo qui è soltanto di fare ancora qualche lancio e provare un po' le esche artificiali che sono con me oggi. In questa parte conclusiva del video vi do qualche informazione in merito ai due modelli di Saxton, rispettivamente il 110 floating e il 110 suspending. Allora, partiamo un po' da quelle che sono le specifiche, le caratteristiche tecniche di queste esche artificiali. Allora, si tratta di due esche di 11 cm e la tipologia è tipicamente il Minnow Jerkbait. Il peso del modello, da diciamo quello galleggiante floating, è 14 grammi, mentre arriviamo a 15 per il modello suspending. Si tratta di artificiali dotati di due ancorette VMC, non provvisti di rattle, quindi sono esche silent. Per quanto riguarda invece il bilanciamento interno, troviamo un binario su cui scorre un cilindretto che ad un'estremità è previsto un magnete che ne blocca il movimento dopo la fase di lancio. Per quanto riguarda l'armatura interna, non è provvisto di armatura interna, sono degli anellini saldati direttamente sul corpo dell'esca, e la profondità di nuoto a cui arriva questo artificiale varia fra i 40 e i 60 cm, mentre per la versione suspending arriviamo fino a 70 cm di profondità. Parliamo adesso delle caratteristiche di queste due esche artificiali del Saxton 110. Allora, secondo questa prova che ho fatto in pesca, secondo le mie impressioni, si tratta di artificiali che danno il meglio di sé a mare calmo, poco mosso o soprattutto in risacca, con onde presenti ma non eccessivamente alte. La condizione ideale meteo è quella di poco vento o con vento teso di media potenza, perché queste esche artificiali, come la stragrande maggioranza delle esche in cui è presente la paletta di testa, soffre il vento durante l'azione di lancio soprattutto, per cui, ecco, dà il meglio di sé in condizioni non al limite. Per quanto riguarda invece lo spot ideale dove utilizzare queste esche artificiali, sicuramente si tratta di fondali bassi, in spiaggia, nei pressi delle foci, o da scogliere a lento declino, non eccessivamente profonde,
E comunque sono ideali per una pesca, diciamo, abbastanza superficiale, tra i 40 e i 70-80 centimetri. Danno il meglio di sé fino ad arrivare a fondali che vanno dal metro al metro e mezzo, dove entrando in azione sulla mezz'acqua comunque riescono a richiamare i pesci che sono presenti sia al di sopra che al di sotto della fascia di lavoro di questa esca artificiale. Per quanto riguarda i predatori, secondo me si tratta di prede di media grandezza, soprattutto un'esca ideale per la spigola e per il pesce serra, ma che secondo me ha delle potenzialità anche verso altri predatori, come ad esempio il barracuda, perché no, anche la lampuga, viste le sue livree, ecco, che richiamano il pesce foraggio, e sappiamo bene che la lampuga è molto attratta dalle imitazioni di pesce foraggio. Nel complesso credo che sia un'esca ben bilanciata tra quello che è in poi il suo peso e la lunghezza. È una esca, secondo me, che ha delle potenzialità, soprattutto grazie alle caratteristiche di nuoto. Per quanto riguarda l'attrezzatura consigliata per riuscire a sfruttarla al meglio, per far lavorare al meglio questa esca artificiale, io penso che un'attrezzatura di media potenza sia quella ideale, magari una canna che va come potenza di lancio fino ai 20 grammi di peso, ecco, sia un po' il range ideale per questa per queste esche artificiali, ma che si tratta comunque di un'attrezzatura che è quella tipica per lo spinning medio nel Mediterraneo. Parliamo del lancio. Sinceramente sono stato abbastanza soddisfatto del lancio. La distanza raggiunta è buona, diciamo non ottima, però ecco, si raggiunge questa distanza con poco sforzo, è nella media, secondo me, di esche di fascia simile. Questo è dovuto, la distanza di lancio raggiunta è dovuta alla pesistica interna ben bilanciata, e che è una combinazione di pesi fissi e pesi mobili. Infatti al suo interno, all'interno di questa esca, è presente un binario su cui scorre questo cilindretto. Nella parte finale, nella coda, il cilindretto viene bloccato durante la fase di lancio, il cilindretto va verso la coda e si blocca in quella fase, permettendo, ecco, all'esca di volare secondo una traiettoria ben definita, e in questo modo anche ci facilita il taglio, ecco, della corrente, del vento, dell'aria. Arrivata in acqua l'esca, il cilindretto si sposta nella posizione anteriore, perché viene richiamato da un pesetto che è magnetico e si trova nella parte della testa, che richiama questo cilindretto e quindi bilancia l'esca per un nuoto efficace durante il recupero. Infatti, se riuscite a sentire, nel momento in cui noi lanciamo l'esca, il pesetto va verso la parte della coda perché viene, ecco, richiamato dall'energia cinetica. Quando l'esca cade in acqua, ecco, il pesetto va nella parte della testa. In questa parte c'è una sfera magnetica che attrae la pesistica interna e quindi, ecco, bilancia, controbilancia l'esca artificiale. Infatti il cilindretto rimane bloccato nella parte della testa. Soltanto con un bello scossone durante l'azione di lancio il cilindretto ritorna nella coda per permetterci una lunga gittata. Parliamo anche delle caratteristiche di nuoto, che è una delle caratteristiche più interessanti di questa esca, sia la versione floating che la versione suspending, e secondo me è un nuoto tipicamente, prettamente misto rolling e wobbling, con una particolare accezione verso il wobbling. Infatti, a differenza di quello che è descritto sul sito ufficiale Decathlon, questa esca reagisce soprattutto sulle ondulazioni sul suo asse orizzontale. Quindi, oltre il rolling,
che è definito dall'asse verticale, no? È il nuoto sull'asse verticale dell'esca. Questa esca in fase di recupero ha un wobbling molto accentuato e questo wobbling permette all'esca durante le azioni di nuoto di emettere tanti flash che sono dei richiami, ecco, verso il predatore che si trova nei paraggi, e mixato al rolling, il rolling invece emette maggiormente fa emettere delle vibrazioni all'esca, quindi questo mix flash, bagliori, vibrazioni emesse dal pescetto, ecco, è un mix davvero interessante per un'esca, diciamo, di simili forme e dimensioni. È un bilanciamento ideale per quelle che sono le caratteristiche di nuoto che un'esca artificiale deve avere, secondo me, a facilitare anche questa azione di nuoto abbastanza sinuosa, ecco, chiamiamolo così. C'è anche la paletta, che comunque la paletta di testa è ben studiata, è ben proporzionata all'esca e ecco, in qualche modo riesce a dare quella trazione in più rispetto all'acqua per far emettere delle maggiori vibrazioni all'esca e donargli quella che è un po' il nuoto realistico che noi vediamo nelle fasi di recupero dell'esca. Allo stesso modo ci sono delle vibrazioni discrete che si sentono in canna soprattutto quando noi aumentiamo la velocità di recupero, si aumentano le vibrazioni, che invece sono, diciamo, nella media di altre esche, ma comunque ben studiate e ben bilanciate durante la fase di nuoto con un recupero medio o lento. Ripeto che si tratta di un'esca non provvista di rattling interno, infatti l'unico rumore che sentiamo è quello del pesetto fisso che diciamo sbatte verso le pareti della plastica, ma non è presente un rattling interno. Diciamo che è un'esca che fa poco rumore, la potremmo definire un'esca silent. E in definitiva, per chiudere sulle caratteristiche di questa esca, vi posso dire che le ancorette di cui è dotata, gli anellini di cui è dotata l'esca, sono bilanciati e di qualità rapportata, ecco, anche un po' al prezzo, quindi di ottima rapporto qualità-prezzo. In definitiva, per riassumere un po' il discorso sul Saxton 110 di cui stiamo parlando in questa recensione, si tratta di un'esca che io penso sia adatta un po' a tutti, un'esca che mi ha piacevolmente sorpreso, soprattutto, come dico anche nella parte iniziale del video, per le colorazioni. Le colorazioni sono quelle che mi hanno fatto diciamo suscitare un'attenzione particolare verso queste esche artificiali davvero davvero ben fatte, e come dicono in tanti anche sul web, leggo spesso, essendo dire spesso, che un'esca artificiale è studiata per catturare i pescatori, ma in effetti in qualche modo lo è. Però ecco, se questa esca riesce, un'esca artificiale riesce a catturare il pescatore ci pesca con maggior fiducia, diciamo così, e quindi ci pesca di più, ed è l'esca che viene maggiormente bagnata, è l'esca che riceve per forza di cose più attacchi. È una questione di statistica, quindi ben vengono colorazioni così belle per catturare l'attenzione del pescatore e di conseguenza anche il pesce. Un'altra cosa che mi ha sorpreso è sinceramente la tenuta del nuoto anche in presenza di un'onda abbastanza accentuata. Nella risacca è un'esca che va in pesca, la senti bene in canna, è un'esca che comunque riesce a lanciare con relativa facilità, ecco, basta stoccare delle belle gittate, belle secche, riesce a tagliare bene il vento e riesce, ecco, ad entrare in quegli spot, nella strike zone, dove sappiamo, magari grazie anche alla nostra esperienza, che dobbiamo fare certe volte quel metro in più per riuscire ad essere maggiormente efficaci nei confronti dei predatori, e quindi un'esca che ci permette di fare lanci precisi e ad una buona distanza. Un'esca dal
ottimo rapporto qualità-prezzo, se non sbaglio l'ho pagata intorno ai 9-10 euro, quindi tutto sommato per quanto riguarda la qualità costruttiva di questa esca, l'efficacia e la disponibilità anche nei negozi locali, diciamo che è un'esca dal grande rapporto qualità-prezzo, un'esca efficace e che in particolare è un'esca adatta anche un po' a tutti, perché non c'è bisogno di una grande dote tecnica delle fasi di recupero per poter utilizzare con efficacia questa esca, perché basta un semplice recupero, anche lento, lineare, oppure per i più esperti possiamo intervallare con qualche stop, con qualche gercata, qualche ripartenza, aumento di velocità, diciamo un'esca che si presta sia alla fascia di utenza più entry level, per coloro che si stanno affacciando, vorrebbero affacciarsi alla pesca spinning, ma è un'esca artificiale, ecco, adatto anche a chi è magari anche un po' più tecnico e cerca un'esca che gli permetta di sintetizzare al massimo quello che è l'interpretazione, una chiave principale per essere maggiormente efficace nei confronti dei predatori più astuti. Siamo giunti alle fasi conclusive di questo video. È diventato un po' lungo, quindi mi sono fermato esclusivamente a parlare del Saxton 110. Nei prossimi video, se vi fa piacere, scrivetelo magari sotto nei commenti, potremo approfondire anche verso gli altri modelli di Saxton, il 75 Sinking, e le altre esche Decathlon che vi fa piacere magari vedere recensite qui su Planet Spin. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video, se vi è piaciuto lasciate un like. Non vi dimenticate di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti e per il momento da Luigi è tutto, lascio un grande saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi, alla prossima!